Auto sbanda e capotta Duino, poliziotta ferita, 6 km di coda in A4. Campo scout per i migranti, sì, ma solo con un'alta rotazione, riaprendo anche l'ex bazar. Sulla morte di Giulio Regeni si scopre che la polizia era in possesso del suo passaporto ben prima del ritrovamento. L'addio di Zeno D'Agostino al porto di Trieste, ha vinto il modello Trieste. In Borgo Stazione ad Udine i commercianti sono fiduciosi dopo la stretta decisa dalle autorità sui controlli. Grandi concerti in arrivo, sold out, quelli per Ultimo e Max Pezzali. Giampaolo Pozzo risponde a corsi dell'Empoli, sembra invocare favori arbitrali contro la Roma. L'ultima corsa verso la salvezza. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il TG Udine su TV12, una giornata ancora una volta caratterizzata da riflessioni sul tema della sicurezza dopo che ieri il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, ha stabilito una stretta sui controlli nelle aree nevralgiche della città, ma una giornata caratterizzata anche da altre notizie non certo rassicuranti. Una guardia giurata di 44 anni è stata infatti aggredita da tre giovani all'interno del parcheggio Magrini ad Udine. Il vigilante stava effettuando dei normali controlli quando si è imbattuto nei tre ragazzi. Secondo la ricostruzione, i tre si erano messi in sosta lungo la corsia di emergenza, bloccandola in caso di necessità. Invitati a spostare l'auto, ricevuti in risposta pugni e calci. La vittima è stata presa in carico dal personale infermieristico e trasportata al pronto soccorso per gli accertamenti sanitari. Indagano le forze dell'ordine. Ma trasferiamoci in Borgo Stazione, dove abbiamo ascoltato le parole dei commercianti della zona, spessi fatti oggetto di episodi di microcriminalità. Sono esasperati in questo periodo, ma fiduciosi dopo le decisioni assunte dal Prefetto, dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Borgo Stazione ormai sotto gli occhi di tutti, se si parla di sicurezza. È vero, i problemi legati alla criminalità e alla violenza in città non riguardano solo via Leopardi, ma è chiaro che in quella zona si concentra il maggior numero di episodi che i cittadini e i commercianti della zona sono anche ormai stufi di segnalare. Nelle scorse ore c'è stato un incontro molto apprezzato con il sindaco De Toni, il vice sindaco Venanzi, l'assessore alla sicurezza partecipata Tofano, il comandante della polizia locale del Longo, che hanno effettuato un sopralluogo per vedere da vicino una realtà che così non può andare avanti. Servirà per migliorare le cose? Lo abbiamo chiesto ai commercianti e lavoratori della zona. Sì, sicuramente il fatto che il sindaco e tutte le altre persone che ho appena nominato sono venuti qui a raccogliere nuovamente l'esigenza dei cittadini, ha confermato insomma un po' la nostra necessità di aiuto, di richiesta, no? E ci è stato detto di alcune azioni che avrebbero preso per poter migliorare la situazione. Spero che lo mettono in atto, e abbiamo anche chiesto altri interventi che potrebbero anche aiutarci meglio. Ho fatto delle domande anche al signor De Toni, e insomma loro poi vedranno cosa vogliono farsi. E sicuramente che loro prendano in considerazione l'importanza della sicurezza di questa zona aiuta i cittadini a essere leggermente più tranquilli, però questa tranquillità vorrei che veramente diventasse qualcosa di realistico e non solamente di percepito. Noi la viviamo abitualmente in maniera un pochino, non dico di preoccupazione, però abbastanza male, perché c'è comunque un degrado intorno all'autostazione, quindi la preoccupazione nostra e anche da chi ci vive è la mancanza un pochino di tutela, nel senso che vorremmo che anche la situazione qua all'interno dell'autostazione sia un pochino migliore anche per chi ci vive e per chi ci lavora.
Situazione difficile, è vero, ma per qualcuno i primi miglioramenti si stanno già iniziando a vedere, una voce, quindi fuori dal coro. Qua abbastanza anni, verso 8 anni sono qua. Adesso rispetto di prima, un po' situazione è cambiata, non è male, ma preghiamo ancora qualche sicurezza di più. E adesso parliamo invece dei controlli durante il periodo della Pentecoste a Lignano. Il bilancio della polizia è stata ancora una volta una Pentecoste che purtroppo è stata contrassegnata da episodi non certo piacevoli. Vediamo. Fine settimana di lavoro per la questura udinese impegnata a Lignano durante la Pentecoste, con l'arrivo di migliaia di giovani turisti austriaci e tedeschi che hanno invaso, tra bagordi, risse e interventi sanitari causati dall'eccesso di alcol, il bilancio delle 4 giornate nella località balneare friulana è chiaro. Centinaia le persone controllate, decine i veicoli, 8 le violazioni per ubriachezza molesta, 2 denunce per detenzione di stupefacente per uso personale, 1 denuncia per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, 1 denuncia per resistenza a oltraggio pubblico ufficiale, 1 denuncia per rifiuto di fornire le proprie generalità al pubblico ufficiale. Sequestrati 8 grammi di hashish a carico di ignoti e 5 di cocaina a carico di ignoti. Molta la collaborazione da parte dei gestori di bar e chioschi che hanno consentito per lo più il rispetto degli orari sullo spegnimento della musica. Preziosa la collaborazione della polizia austriaca e della polizia locale di Trento, senza i quali sarebbe stato impossibile comunicare efficacemente con i partecipanti all'evento. Visto il positivo risultato ottenuto, lo schema operativo verrà sicuramente riproposto anche per il futuro. Un furto è stato sventato al ristorante all'Opera di Via Cividale ad Udine in tempo reale attraverso un'applicazione sul telefonino. I proprietari hanno notato la presenza nel loro ristorante di un individuo, di un uomo, e quindi subito è scattato l'allarme, è arrivata la polizia che l'ha accolto sul fatto. Una curiosità, il bottino del 26enne italiano di origini bengalesi prevedeva anche pesce fresco, 2 astici in particolare prelevati dal frigorifero. Vediamo il servizio. All'1:30 mi ha detto: mamma, c'è un signore nel ristorante. È Angela Apuzzo a raccontare come insieme al figlio hanno permesso alla polizia di intervenire e arrestare in flagranza di reato per furto un cittadino italiano di origine bengalese di 26 anni che nella notte si è introdotto nel loro ristorante di Via Cividale con l'intento di mettere a segno un colpo. Visionando in tempo reale le immagini trasmesse dalle videocamere, è stato possibile allertare la polizia immediatamente. Loro praticamente lo hanno beccato, io vivo a Povoletto, per cui il tempo insomma di fare la strada, e mio figlio che era a fianco a me in macchina in diretta ha visto anche insomma proprio che hanno preso, mamma l'hanno preso, mi ha detto. Dopo una prima stima del maltolto, che ha portato a quantificare in 50 euro prelevati dal fondo cassa, e in un telefono cellulare l'esiguo bottino che il ladro avrebbe portato via se fosse riuscito a scappare prima dell'arrivo della polizia, il mattino seguente una più accurata ispezione ha fatto emergere altro. Dopo ovviamente abbiamo dato un'occhiata, la polizia mi ha chiesto di vedere che fosse tutto a posto e io sul momento velocemente ho guardato, era tutto a posto. Quando arrivo però stamattina il cuoco mi dice: Angela, guarda, abbiamo trovato in cucina un sacchetto, e lui aveva tra virgolette fatto proprio la spesa, per cui 2 grembiuli, aveva preso su una giacca del cuoco e dopo anche un po' di pesce proprio dal frigo, quindi 2 astici aveva preso. Peccato che non ci siamo accorti, perché essendo rimasta fuori dal frigo stamattina abbiamo dovuto buttare via tutto, però sì, si era preparato la sua spesuccia. L'arresto del giovane è stato convalidato dal GIP, che ha disposto l'obbligo di firma quotidiano. Il ristorante è all'Opera, non è la prima volta che viene preso di mira per piccoli furti, questa volta però la fortuna ha girato dalla parte dei buoni e il ladro è stato catturato. In questa zona ultimamente siamo un po' soggetti a più di qualche furtarello, in questo caso entrare proprio nel locale diventa una roba un attimino più grave, no? Grave incidente con un cittadino austriaco che è morto durante un'escursione sul Mangard. Vediamo il servizio. Nella tarda mattinata di martedì 21 maggio la stazione di Cava del Predi, il soccorso alpino, era stata allertata dal centro di polizia internazionale di Tor Maglern per partecipare alle ricerche di un uomo 53 anni di Ossiak che non era arrivato all'appuntamento con 2 amici a Tarvisio.
Dopo qualche ora è stata ritrovata la sua auto nei pressi del rifugio collocato sul versante sloveno del Monte Mangart. Poco dopo le 14 la notizia è che l'uomo è stato ritrovato senza vita alla base del canalone nord della montagna nei pressi della via ferrata che conduce la via normale al Mangart dalle squadre del soccorso alpino sloveno. È probabile che stesse percorrendo quel canale quando è caduto, ancora non è dato sapere se avesse o meno con sé gli sci. Pare trattasi di persona nota ed esperta del mondo alpinistico austriaco. Soccorritori italiani stavano nel contempo osservando a distanza i canaloni basali del massiccio in attesa di un miglioramento per procedere con l'elicottero e con sondaggi più ravvicinati. Il recupero della salma si è concluso nel tardo pomeriggio. Torniamo ad Udine e torniamo di nuovo a parlare di episodi di cronaca, perché un cittadino afghano è stato arrestato per danneggiamenti in Borgo Stazione. Un afghano di 34 anni è stato tratto in arresto la sera di mercoledì 15 maggio mentre stava danneggiando un'auto in sosta nei pressi di via Leopardi a Udine, poco distante dalla stazione delle autocorriere. Non solo, al momento del pronto intervento degli agenti della volante, lo stesso inveiva contro di loro con frasi sconnesse e non contento brandiva un paio di forbici puntate verso gli operatori di pubblica sicurezza. Dopo averlo bloccato e reso innocuo, portato in questura, veniva confermato l'arresto per danni, porto abusivo d'arma bianca e resistenza a pubblico ufficiale. L'udienza di convalida del giorno seguente confermava l'arresto con la misura dei domiciliari. Incidente questa mattina all'altezza dell'incrocio tra via Tomba Antica e via della Croce a Basaldella di Campoformido. Una vettura condotta da un giovane di 29 anni proveniente da Carniacco è uscita di strada sbattendo violentemente contro il muro di un'azienda. Il conducente è stato estratto dai vigili del fuoco, preso in consegna dai sanitari e trasferito in ambulanza all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Rilievi da parte della polizia locale. L'ANAS comunica che le attività di demolizione del versante sulla strada statale 52 Carnica in località Sega di Gon sono state posticipate ai giorni 28-31 maggio per il passaggio della 19ª tappa del Giro d'Italia. La Corsa Rosa passerà infatti il 24 maggio lungo le strade del comprensorio del Comelico al fine di agevolare la circolazione sulla statale 52 Carnica nel tratto compreso tra il passo Mauria e il passo Monte Croce Comelico, e su richiesta delle prefetture interessate si è provveduto alla revoca delle ordinanze di chiusura notturna. Andiamo adesso di nuovo in stazione, questa volta ad Udine, per verificare alcune delle criticità che interessano in questo caso. Ci sono due problemi: uno quello dello sciopero dei taxi, un altro invece quello che riguarda gli ascensori che consentono a chi ha difficoltà di deambulazione di potersi spostare da un binario all'altro in maniera sicuramente più agevole. Borgo Stazione a Udine resta una delle zone più discusse e centrali della città per quanto riguarda l'allarme sicurezza tra via Roma e via Leopardi in particolare. Spostandoci però proprio nei pressi della stazione dei treni abbiamo potuto constatare altre criticità, una in particolare che noi di TV12 avevamo già segnalato prontamente, grazie anche alle lamentele dei cittadini. Stiamo parlando della situazione legata agli ascensori che conducono ai passaggi sotterranei nei pressi dei binari. Se l'ascensore del binario 1 è stato finalmente sistemato, quello del binario 5 ha ancora purtroppo acceso il segnale luminoso che indica come la struttura sia fuori servizio. Situazione spiacevole visto che questi elevatori servono per le persone anziane o con disabilità che senza di essi fanno una tremenda fatica per raggiungere il sottopassaggio a causa dei molti scalini da percorrere. Alcuni abitué ci hanno raccontato poi che ci sono stati dei tentativi di sistemazione, ma puntualmente ogni due giorni la struttura torna a non funzionare. Altra criticità emersa oggi è la presenza di enormi pantegane che vivono creando non poche preoccupazioni tra i binari, in particolare tra gli ultimi, il numero 12 e il numero 13. Anche qui segnalazioni, ma poche attività per provare a sistemare la cosa. Infine segnaliamo un'ultima, ma per fortuna positiva, situazione. Confartigianato Italia non ha aderito allo sciopero indetto dai tassisti e di conseguenza a Udine i taxi hanno continuato a girare regolarmente senza creare disagio ai cittadini, scelta dettata dal fatto che in piedi c'è un tavolo d'incontro con il Ministero dei Trasporti e quindi non si è ritenuto opportuno creare ulteriori polemiche interrompendo il servizio. Altre piccole sigle sindacali invece, soprattutto al centro-sud, hanno aderito allo sciopero, ma questa situazione non tocca fortunatamente Udine.
Nuove rivelazioni sul caso del rapimento e della morte di Giulio Regeni. La polizia egiziana sarebbe stata in possesso del suo passaporto ben prima della perquisizione che lo fece ritrovare in un locale dove una banda di balordi si trovava in quel momento ed era stata accusata dell'omicidio di Giulio. Vediamo. Il colonnello della polizia investigativa del Cairo sarebbe stato in possesso del passaporto di Giulio Regeni prima di effettuare la perquisizione il 24 marzo 2016 nell'abitazione dove viveva uno della banda criminale che venne accusata falsamente dell'omicidio di Giulio. Il documento venne poi fatto trovare in quell'appartamento dalle autorità egiziane. E quanto emerge da un audio che la Procura di Roma ha chiesto di acquisire agli atti del processo a carico di 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani. L'audio, secondo quanto affermato dal procuratore aggiunto Sergio Collaiocco, sarebbe stato fatto da un testimone che ha ascoltato una delle persone presenti nell'appartamento durante la perquisizione della polizia. I giudici si sono riservati di decidere. In aula è stato poi mostrato un video preso da fonti aperte già note in Italia, in cui vengono intervistati i parenti della presunta banda di criminali. Dalle loro affermazioni, in base a quanto riferito dal colonnello del ROS, Onofrio Panebianco, è emerso inoltre che alcuni oggetti come il portafogli, portaocchiali e auricolare trovati nell'appartamento e consegnati anni dopo agli inquirenti italiani non appartenevano a Regeni. È stata presentata oggi la quinta edizione di Palchi nei Parchi, la rassegna di spettacoli che dal 2 giugno al 1 settembre animerà gli spazi verdi della regione, un'iniziativa in collaborazione tra la Fondazione Bon per la parte artistica e la Regione Friuli Venezia Giulia. È stata presentata questa mattina nel Teatro Bon di Tavagnacco la quinta edizione di Palchi nei Parchi, una rassegna di musica e teatro ideata dal Servizio Foreste e Corpo Forestale con il finanziamento della Direzione Centrale Cultura e Sport della Regione Friuli Venezia Giulia. Noi organizziamo questi concerti di musica e spettacoli teatrali all'interno di questi parchi di proprietà della regione o dei luoghi molto suggestivi, ma cerchiamo di farlo in maniera molto lieve. I nostri eventi di solito sono anche molto raccolti e si crea un'atmosfera davvero particolare, sia quelli che vengono fatti la mattina o il pomeriggio, sia quelli la sera, perché ci si sente veramente tutti in armonia con la natura e con gli altri che partecipano, che siano essi gli artisti ma anche tutto il pubblico partecipante. 19 gli appuntamenti previsti dal 2 giugno al 1 settembre, ognuno dei quali è anticipato da un momento di divulgazione a cura della regione. Noi prima di ogni spettacolo per Palchi nei Parchi facciamo una piccola rubrica che dura 15-20 minuti che si chiama Le nostre parole e si trova così citata all'interno del programma, dove sostanzialmente affrontiamo con un'intervista, intervistando dei professionisti che lavorano nell'ambito della natura, dell'ecologia, dell'ambiente in generale, affrontiamo delle tematiche di approfondimento a favore del pubblico. Importanti notizie che arrivano sul fronte dei nuovi orari sulle linee ferrate della regione. Trenitalia infatti, con l'entrata in vigore dell'orario estivo 2024, aumenterà il servizio delle frecce verso le stazioni di Latisana per raggiungere Lignano Sabbiadore e Cervignano per Aquileia e Grado. La Regione ringrazia il gruppo FS Trenitalia per l'attivazione di alcuni servizi aggiuntivi richiesti dall'amministrazione per rafforzare i collegamenti durante il periodo estivo. Si tratta dell'attivazione di nuove fermate a Miramare e di nuovi treni attivati da Trenitalia, sempre su richiesta della Regione nell'ambito del contratto di servizio, con l'obiettivo di sostenere la maggior domanda derivante dalle navi da crociera che approdano a Trieste. Vengono confermati i servizi attivati per la prima volta lo scorso anno e risultati efficaci per l'utenza turistica, quali ad esempio le ulteriori soste al Trieste Airport a Ronchi dei Legionari per favorire l'intermodalità. Il cambio orario estivo 2024 conferma i potenziamenti d'offerta del fine settimana sulla relazione Trieste-Udine-Carnia-Tarvisio a favore del cicloturismo già attivati nell'estate del 2023. È confermato anche il potenziamento estivo del trasporto biciclette sulla direttrice costiera, grazie alla presenza di una carrozza bici da 64 posti su 6 coppie di treni della direttrice Trieste-Portogruaro-Venezia. Disponibile tutti i giorni nel periodo estivo il servizio. Prosegue anche il trasporto ferroviario transfrontaliero Micotra, realizzato dalla società Udine Cividale tra Italia e Austria lungo la direttrice Udine-Tarvisio-Fillac, correlato alla ciclovia Alpe Adria,
realizzato in collaborazione con la OBB ed esteso a Trieste nel fine settimana via Palmanova a Cervignano. L'estate 2024, i collegamenti treno più bus e treno più nave attivati per il 2023 per le località balneari di Lignano, Grado e Muggia. Per i turisti diretti alle spiagge si potrà utilizzare Lignano Link, servizio treno più bus in collaborazione con Arriva Udine, con 46 corse al giorno. Con il Muggia Link, il servizio treno più motonave, in collaborazione con TPL FVG, sarà possibile arrivare via mare a Muggia con un imbarco al molo Bersaglieri di Trieste, distante pochi minuti a piedi dalla stazione centrale. 31 corse motonave al giorno durante l'estate. Parte il servizio di digitalizzazione dei piccoli acquedotti montani interessate le zone dell'Alta Carnia, Dolomiti Friulane, Canal del Ferro e Val Canale, Valli del Torre e del Natisone. Un impegno di spesa di 3 milioni di euro. Un nuovo progetto pilota che mira a digitalizzare i piccoli acquedotti montani, migliorando significativamente il servizio idrico per la comunità nelle aree interne delle zone montane dell'Alta Carnia, Dolomiti Friulane, Canal del Ferro e Val Canale, Val del Torre e Natisone. Tutte zone caratterizzate da vasta estensione territoriale e bassa densità di popolazione, spesso dipendenti da acquedotti rurali alimentati da sorgenti superficiali in aree remote, vulnerabili e a siccità estiva e gelo invernale. Per rispondere a queste problematiche, i gestori del servizio idrico integrato della Regione Friuli Venezia Giulia, riuniti nella rete di impresa Smart Water Management FVG, hanno quindi sviluppato un avanzato progetto di digitalizzazione degli acquedotti rurali presenti in questa aree, con l'obiettivo di introdurre tecnologie innovative e soluzioni avanzate capaci di rilevare in anticipo scostamenti quantitativi e qualitativi nei parametri della risorsa idrica tramite l'installazione di sistemi di telecontrollo. Il progetto proposto si focalizza quindi sull'installazione di sistemi tecnologici di controllo e comando che rientrano nell'ambito dell'industria 4.0, assicurando un monitoraggio e una gestione del servizio idrico di queste zone più efficienti al fine di allinearsi agli standard degli acquedotti di pianura. Adesso apriamo la pagina sportiva. Cominciamo con un servizio che riepiloga il botta e risposta alla polemica tra il presidente dell'Empoli Corsi e la risposta del presidente dell'Udinese Gianpaolo Pozzo sulla partita giocata al Brunelleschi Stadium con degli errori arbitrali, secondo Corsi, e con per quanto riguarda le prossime partite, una prospettiva di vedere l'Empoli giocare contro la Roma, che non ha più nulla da chiedere in questa fase del campionato, in quest'ultima giornata di campionato, per migliorare la sua classifica, e con l'Udinese che secondo Corsi avrebbe beneficiato di questa situazione della gara contro il Lecce. Ma vediamo il servizio. Non accenna a placarsi la coda di polemiche relative alla gara tra Udinese ed Empoli disputatasi venerdì e terminata sul punteggio di 1-1 con il gol di Samardžić siglato al minuto 104. Dopo le polemiche a caldo dell'allenatore dell'Empoli Nicola in conferenza stampa, anche il presidente dei Toscani a Radio Sportiva aveva rincarato la dose con parole dirette e poco carine nei confronti della società bianconera, accusata di favoritismi da parte degli altri club, vedi il Lecce, e del direttore di gara Guida. Parole che non sono piaciute e alle quali hanno fatto seguito le risposte del direttore Collavino prima e del baron Pozzo poi. Se il DG aveva risposto punto per punto analizzando tutti gli episodi arbitrali controversi, il baron a Sport Italia ha detto quello che tutti hanno pensato dopo aver ascoltato Corsi. Siamo rimasti sorpresi dalle parole utilizzate dal presidente dell'Empoli, si legge nella nota, visto che è una persona che vive di calcio da molti anni. Parla di riequilibrio nella gara con la Roma invocando direttamente favori arbitrali. Offensive sono poi anche le frasi su Lecce in cui si mette in discussione la professionalità dei salentini. Non riteniamo, tra l'altro, che il club toscano abbia subito dei torti. Sul gol annullato il VAR giustamente ha rivelato una gomitata, piuttosto sul rigore concesso all'Empoli Cambiaghi entra con la gamba tesa su Samardžić e manca il rosso a Fazzini sul nostro calcio di rigore nel finale. Queste sono le parole piccate di Pozzo, Udinese, Empoli, insomma non è affatto finita. E adesso parliamo dei possibili scenari che possono presentarsi negli ultimi 90 minuti della stagione per quanto riguarda il discorso salvezza, in cui sono coinvolte Empoli, Udinese principalmente, ma anche lo stesso Frosinone, che sarà il prossimo avversario dei bianconeri. Come sappiamo, l'Udinese ha il destino nelle proprie mani e in caso di successo a Frosinone si toglierebbe di mezzo da qualsiasi discorso e chiuderebbe la sua stagione, il suo campionato con la salvezza, potendo poi disputare il prossimo anno il
trentesimo campionato di Serie A consecutivo, ma ci sono purtroppo anche altre variabili da considerare. Vediamo. Al termine della stagione di Serie A ormai mancano solo e soltanto 90 minuti. 90 minuti in cui potrebbe davvero succedere di tutto, 90 minuti in cui a giocarsela per i due posti rimasti per la salvezza sono solo in tre. Sì, perché l'ultima giornata ha emesso ulteriori verdetti. Il Sassuolo con la sconfitta contro il Cagliari è aritmeticamente retrocesso in Serie B dopo 11 anni consecutivi in massima serie. Il Cagliari di Ranieri, grazie all'appena citata vittoria contro i neroverdi, si è invece salvato con un turno d'anticipo con l'esperto tecnico romano che ha centrato l'ennesima impresa della sua straordinaria carriera. Ma non è finita qui, perché anche il Verona ha completato il miracolo salvezza battendo a domicilio la Salernitana con la seconda stupefacente annata consecutiva portata a termine da mister Baroni, che dopo aver salvato il Lecce l'anno scorso si è ripetuto anche quest'anno con gli scaligeri. Dalle ultime ricerche di mercato si vince che la gioia è ancora tutta da inventare. E allora alla resa dei conti sono rimaste solo tre squadre a giocarsi il tutto per tutto: Udinese, Empoli e Frosinone. Due si salvano, una retrocede, ma che risultato deve fare l'Udinese per restare in Serie A? Al momento la classifica recita: Empoli a 33, Udinese a 34, Frosinone a 35. Ovviamente se le zebrette dovessero battere il Frosinone nello scontro diretto sarebbero salvi senza dover nemmeno guardare al risultato del Castellani, cosa che invece a quel punto interesserebbe come chiaramente il Frosinone. Se invece l'Udinese non vincesse, allora ecco che diventerebbe decisivo il risultato di Empoli-Roma. Con una non vittoria dell'Udinese e con un successo invece dei toscani, i friulani retrocederebbero. Con un pareggio a Frosinone e una non vittoria dell'Empoli, invece Wallace e compagni sarebbero salvi. Ultima ipotesi, KO dell'Udinese e un pareggio dell'Empoli con la Roma. In questo caso si andrebbe allo spareggio proprio tra Udinese ed Empoli. Con il Frosinone salvo, sarebbe forse più semplice dire che all'Udinese basterà fare lo stesso risultato che farà l'Empoli contro la Roma. Questi sono i possibili scenari, 90 minuti e si saprà tutto. E chiudiamo con un altro servizio, un estratto dalla trasmissione di ieri sera condotta da Giorgia Bortolossi, Udinese Tonight, dalla quale ha partecipato in collegamento una vecchia conoscenza dell'Udinese, il difensore francese Thomas Hertaux, che ha commentato la partita che ha seguito al Brunelleschi Stadium dei suoi ex compagni contro Empoli e in generale la situazione in vista di questa ultima corsa, di questo rush finale per la salvezza. Ti dico la verità, tantissimo. Penso che tutti gli anni a Udine ho mai sofferto così tanto, e per fortuna c'è stato questo rigore per pareggiare, ma sì, è una bella sofferenza. Ecco, quindi da giocatore non hai mai sofferto tanto come da spettatore, diciamo così. Ma ecco, sì. Non lo so, ne stavamo un pochino parlando tra di noi, ti aspettavi qualcosa di più? Ti aspettavi una partita più... più intensa da parte dell'Udinese, o queste sono le partite che ci dobbiamo aspettare in questo momento? Giustamente c'è un po' di paura, quindi c'è la sensazione di non voler prendere gol, non di fare a tutti i costi, cioè soprattutto di non perderla, però è una partita davvero importante, perché con la vittoria l'Udinese la salva. Forse è mancato qualcosa, ma non... è difficile rimproverare qualcosa alla squadra, all'allenatore. E poi ovvio ci aspettavamo tutti, dico, una partita diversa, un risultato diverso, quello sicuramente. Però queste partite per l'Udinese, cioè almeno pure io quando giocavamo, sono sempre partite difficili. E se sarebbe un finale tipo con la Roma, la Lazio da giocare... non dico che sarebbe stato più facile, però le partite contro le squadre sulla carta almeno meno forte le abbiamo sempre sofferte un po'. Adesso l'Empoli, Frosinone comunque non sono partite semplici per nulla, è importante non perdere, infatti il rigore all'ultimo minuto è stato fondamentale. Però sì, è forse una spinta in più da parte di tutti, ma penso anche allo stadio, anche se i tifosi hanno fatto sentire la loro vicinanza anche quando è arrivata la squadra. Poi sul campo
Sì, un po' più di, dico, di fuoco, un po' più di follia generale, però capisco anche che era una partita soprattutto da non perdere. Siamo giunti al termine di questa edizione del telegiornale di Udine. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.